Eccoci qua anche questo pomeriggio in compagnia di Gerardo. Gli ho stracciato talmente le scatole che è Ma stato. no, anche. L'ho quasi obbligato a dire sì. Anzi, sai cosa faccio? Adesso facciamo anche la diretta su Clubhouse di là, così tiriamo su della gente. Vai, va bene. Ecco, intanto mi racconti che giorno è oggi e quando ci siamo conosciuti, io creo l'evento. Di qua. A posto, allora oggi è il 29 giugno 2021 e ci siamo conosciuti un bel po' di tempo fa, circa 4-5 mesi fa in Caffè in Camera. Che io non avevo ancora creato il club Miraggio Deluxe su Clubhouse e allora venivo e Sì. invadevo gli spazi del bar a E prendere un caffè insieme a voi. poi c'è stato lo scisma. Poi è successo un casino, intanto stanno Dato già arrivando, c'è Iorida e Katia sì. E anche a me è arrivata. Clubhouse, c'è Elena di qua e Federico. Ciao a tutti. E quindi così, quando è stato? 2 settimane fa circa, ho fatto la chiacchierata insieme a tuo papà, che Sì, sono conoscevo passate molto, 2 settimane, eh sì, Madonna. che conoscevo molto meno di te a livello Clubhouse, noi ci sentivamo un po' di più così, e invece, però spieghiamo perché non. Abbiamo temporeggiato perché te stai studiando e quindi bisogna farsi un mazzo così. Sì, sto provando a dare un po' di esami, anche se non nel migliore dei modi, però. Ci Mi stiamo saluta provando. anche Marco d'Ancona. Adesso Ah, ciao Marco. arrivano tutti, eh? Marco Bucci. Sì. Perfetto. Quindi aspettiamo che arrivi un po' di gente. Spiegami l'inizio su Clubhouse, prima ancora della fotografia, come sei entrato? Io sono entrato su Clubhouse proprio con la fotografia, in realtà. Perché proprio la prima sera in cui sono entrato ero in montagna da un mio amico e sono entrato ad ascoltare, mi pare, la room di Marco Onofri, però non sono entrato a parlare, cioè ci sono stato poco perché comunque ero con lui in montagna, siamo stati un po' così insieme. E poi, tipo, dalla sera dopo che sono tornato a casa, sono entrato per la seconda volta su Clubhouse e c'era la stanza, una delle primissime stanze di Caffè in Fotocamera, che non si chiamava però ancora così. E c'era come moderatore Giorgio Galimberti e Stefania Papparelli. Beh, Giorgio mi ha invitato su a parlare, poi Stefania mi ha fatto parlare, cioè. Ho detto, guarda, c'è questo ragazzo. Io feci una domanda che adesso non mi ricordo di preciso ed ero timidissimo all'inizio, cioè tremavo quando parlavo, una cosa assurda. E No, poi col ma ti tempo. confermo che l'ho fatto anch'io, perché la prima e la seconda volta avevo tipo il batticuore, no? E la voce che non usciva. sì. Poi dopo un po' continuando a parlare, cioè adesso. Io entro su Clubhouse a gamba tesa, no? Senza magari per la maggior parte delle volte leggere il titolo delle room e niente, parlo così con la maggior parte come se fossero persone che conosco da sempre, come se fossero amici. E devo dire che è stato bellissimo perché mi ha aperto la possibilità di poter conoscere, poter parlare con tantissime persone. Che non avrei mai conosciuto, oltre da un punto di vista professionale, da un punto di vista anche di sviluppo di passioni tipo la fotografia, anche da un punto di vista di amicizie, penso che abbia dato una bella mano, ecco. Esatto, no, anche perché, cioè, per assurdo, quando io stavo andando martedì scorso da Elton a Sì. Milano,
che sono stato obbligato a deviare per Cremona così perché c'è stato quel mega incidente sulla 1 e proprio ero lì in una stanza che c'eravate voi, ho detto: "Ah, ma sto passando per Cremona, fermati", invece c'avevo l'appuntamento. È bello veramente, no? Perché non siamo solamente una voce, no? Ma siamo proprio delle persone. Poi ci sono Sì. anche i cretini, chiamandoli per nome, no? Vabbè, sì, che beh, ma quelli Però, ovunque, no? esatto, come Nella vita. come nei social, come nella realtà, esatto. Esatto. Però il fatto di dire, io ho detto no, un giorno vengo, me lo prendo per voi e vengo a Cremona, cioè vengo. Volentieri, volentieri. Può Federico dice: essere recente. "Stefania ti ha fatto un sacco di complimenti, io la ricordo". Sì, vero, no, vero. Io sicuramente l'ho sempre detto che se faccio qualcosa nel campo della fotografia, grazie Stefania, a Giorgio e a Settimio Benedusi, che all'inizio sono stati loro tre. Devo dargli inizialmente i meriti a loro tre. Poi anche ruoli sicuramente fondamentali, Boccia, di Giuseppe dell'agenzia Next e Frank Catucci, anche assolutamente da non mettere in secondo piano per quello che mi hanno dato la possibilità di fare loro due, perché mi hanno dato la possibilità di scattare una ragazza in uno studio, ragazza professionista, questa è un'esperienza sicuramente che non dimenticherò mai, quindi devo assolutamente ringraziarli. Nel frattempo è arrivata Maria dalla Sicilia, Claudio Ciao Maria, ciao Claudio. e Niente. Federica, e dice: "A me lei manca, Federico, e anche a Federica, la Steffi manca tantissimo". Sì, anche a me. Te, quando ti sei avvicinato alla fotografia? Io ho iniziato, mi sono avvicinato alla fotografia, se devo essere sincero, quando mio padre ha regalato la macchina fotografica a Natale a mia sorella, io ho detto, ah, ok, cioè, perché a lei sì e a me no? Cosa che non ho mai raccontato a nessuno, cioè la prima volta che lo dico. E allora in un anno praticamente mi sono fatto un culo, diciamo, da un punto di vista tecnico della fotografia, ho iniziato a guardarmi come funzionava una macchina fotografica, queste robe qua, cioè non da un punto di vista di storia della fotografia, però da un punto di vista tecnico, così mio padre ha capito che mi poteva piacere il mondo della fotografia. Per il compleanno, praticamente un anno dopo, mi sono fatto regalare la macchina fotografica e da lì la prima cosa che ho fatto l'ho messo in modalità manuale, cioè proprio, e ho iniziato a fare foto, e le prime foto che ho fatto, alcune delle prime foto che ho fatto sono le foto che ho fatto a New York, e principalmente sono state fino a 6 mesi fa foto di viaggi o foto comunque slegate, diciamo, da un vero e proprio racconto. A parte quelle di New York che avevano un filo logico, che avevano una storia, che avevano un senso. Le altre erano proprio più foto di racconti di vacanze. E poi invece, diciamo che con Clubhouse, con un avvicinamento più alla storia della fotografia, ai grandi autori, eccetera, ho capito che cos'è veramente la fotografia. Cioè, non ho capito che cos'è veramente la fotografia, perché vabbè, questo qua forse è un po' eccessivo, però ho capito che cosa Per può essere, esatto, che cosa può essere per me la fotografia e che cos'era prima e che cos'è adesso. Cioè, prima era molto più, la vedevo più molto da un punto di vista tecnico, cioè appunto macchine fotografiche, obiettivi, di qui di là. E adesso invece una delle cose che ho capito principalmente è che conta molto relativamente la macchina fotografica, ma
ma ha molto più importanza la storia che c'è dietro. Cioè, uno può fotografare con la migliore macchina fotografica del mondo, ma se non è quella che gli serve in quel momento è inutile. Quello che ho capito. Queste qua Quindi sono adesso le. ti faccio la domanda che fanno sempre su Clevat. Ma chi è che fa la fotografia? La macchina fotografica o il fotografo? Vabbè, ormai l'abbiamo capito, no? Beh, sì. No, sicuramente l'esperienza, cioè tutto quello che abbiamo vissuto fa la fotografia, cioè la fotografia è fatta da tutto quello che noi abbiamo vissuto, letto, studiato, cioè io sono d'accordissimo con questa frase, poi vabbè, è abbastanza soggettivo, magari uno può pensare che la faccia la macchina fotografica, ecco, io non la penso più così. No, no, la risposta è giusta, è quella che hai dato te. E, su a New York, com'è New York? Io È alto. ho sempre avuto la curiosità di andarci, ma non riesco a capire perché non ho la spinta. Cioè, sono curioso, sì, ma se devo andare in America preferisco tipo i parchi naturali o qualcosa comunque a contatto con la natura e non con la città. Ma New York comunque cioè è una città be bella, moderna, cioè ovvio che non possiamo paragonarla tipo a Roma, Parigi, beh anche Ro Roma, Parigi o altre città europee o italiane soprattutto. È una città diversa, cioè tutta molto tecnologica, tutta molto slanciata, ecco, come città. Ha meno arte antica ed è molto più moderna, cioè è la città che si vede nei film. È bella, ma secondo me c'è veramente troppo casino. Cioè, più di una settimana io non ci starei. Io sono stato una settimana e per me quella settimana lì è bastata perché cioè, eravamo tipo al 40° piano e c'era un casino della Madonna. In Però che quando è bella che ci sei città. andato? Sono andato ormai, sono stati 5 anni fa. E ci sono andato con i miei genitori, quindi magari se ci dovessi tornare magari con gli amici sarebbe diverso. Visiteresti anche posti diversi Eh sì, e esatto. La vivrei in maniera differente. saltano fuori foto diverse. Quello sì, può essere. Pensa che mi disse una volta un mio amico che per sbaglio andò a finire nel Bronx e fece una foto di una ragazza super tirata a lustro, no? Con quattro Sì. Doberman al guinzaglio. Che andava all'interno del Bronx, solo per descrivermi, no, co come l'ha vista lui questo Beh, panorama. fantastico. Sì, bello come è un bel racconto, cioè se riesci a costruirci una storia attorno a quella fotografia può essere veramente figo. Differenza tra Cremona e Milano? Ma Cremona, cioè io non l'ho mai amata, è un paesone, però non. Cioè, Tipo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Però io Milano la preferisco perché, boh, sarà dato da come sono fatto. Però, cioè, qua io sono un ragazzo, 20 anni, e per me non c'è praticamente niente. Abbiamo tre bar in croce, una discoteca. E tutti quelli della nostra età, se vogliono andare a fare qualcosa, vanno verso Brescia o sul lago. Se fossi a Milano, avrei tutto là. E quindi, vabbè, è diverso, ecco. Non mi trovo bene. Se devo dare Però un commento diretto, no.
Però è vicino a tutto, tipo 100, no? Che è a 40 km da tutto e nel pieno del niente. Sì, il problema è essere esatto, sì, come infatti molte cose, hai i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Certo, siamo sicuramente più vicini al lago rispetto a Milano, però Milano è più vicino al lago di Como in realtà, quindi se uno vuole andare al lago può andarci anche da Milano. Poi non è servita con i mezzi pubblici Cremona, perché io piuttosto di prendere un autobus da Cremona prendo, vado in bici o vado a piedi. È vero che è piccola, però non è servita da mezzi pubblici, non è servita dai treni perché abbiamo una stazione con tre binari. E l'unico vero treno va a Milano e fa la tratta Milano Mantova. Quindi vabbè, è così, cioè, preferisco altro. Preferisci le Poi foto della città, le foto della campagna o hai anche qualcosa? preferisco, no, preferisco tutta la vita le foto, ho qualcosina nei miei archivi di qualche foto che ho fatto in campagna, ma non mi piace, cioè mi piace molto di più fotografare in città, sia magari persone, sia proprio una fotografia urbana o fotografia di strada, la tanto amata street photography. Nei campi, non, cioè fuori dalla città, non mi piace. Per come sono fatto, per come la mia fotografia non mi ispira, non mi dà quell'ispirazione che invece mi dà la città. Poi Adesso magari col tempo ti sto cambierò. mandando su WhatsApp una foto che secondo me è lì nelle tue zone. È una figata. Cioè, per assurdo, no? Sì. Come io e te non litigheremo mai perché io in città ne faccio veramente poco, ci vado, sì, però io mi diverto come un matto in mezzo al nulla, no? Sì, beh, ma sì, ma alla fine è soggettivo, cioè Sì, esatto. le belle foto si possono fare ovunque, come non si possono fare da nessuna parte. No, sono sempre come i momenti dello stato d'animo, no? A Sì. volte vuoi vivere nel caos, a volte vuoi vivere come un eremita. Sì, beh, sì, può essere un punto di vista anche questo, assolutamente. Anche se a me, cioè io da solo vivo abbastanza bene, però magari mi piace vivere da solo nel caos. Queste sono le foto di cui parlavo prima, sono due delle... Questa è la prossima. Sono due delle foto che ho fatto in studio da Frank Catucci, studio 66 a Milano. E questa qua l'ho fatta con il suo set luci, e poi vabbè, l'ho messo in bianco e nero su Lightroom, ma cioè, ho modificato praticamente nulla, l'ho scattata quasi così. E quella dopo invece l'ho scattata mentre lui faceva le foto col set, però l'ho scattata con la mia macchina fotografica con la Leichetta, con una Leica piccolina, senza l'utilizzo del flash. Infatti la grana non è una grana da Lightroom, ma è una grana data da 3000 e passa ISO un po' tirate, poi un micro 4 terzi, quindi non è che potesse tirarlo più di tanto. Però invece, allora, le prime foto sì mi piacevano, che sono quelle lì, che sarebbe l'altra, però mi ci rivedo molto di più su questo secondo tipo di fotografia, perché è una Preferisco. fotografia più mossa e poi c'è anche più intesa con la modella, dato da un fatto che avevo già, cioè, già stato un momento di sblocco, quindi anche forse per quello No, mi piacciono di più queste foto. qua per dire per quello che vedo io, Gerardo, Sì. è molto più distaccata.
vede che, si vede che magari era anche solo non, una battuta prima di fare le foto, no? Delle volte Sì. basta solo fare una battuta e ci si apre tutte e due. Poi era la E invece. prima volta che scattavo una modella, quindi anche Io quello. questo qua, anche per la grana, tutta la vita sgranato. Sì. Arrivate anche Alice che dice, rispetto a quello che diceva prima, tra Cremona e Milano, questo lo leggi tu proprio in milanese, doc. Non... Ah, figa Milano, Milano, sì. No, non leggevo perché... Ma si può mettere tutto schermo qua? Boh. Vabbè, non sto... Ah, Aspetta qua. che tolgo Oh. io qua, Sì, così. E no, 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 fatto, fatto, fatto. No, sono riuscito. poi è arrivato Maurizio da Roma. Ah, ciao Maurizio. Perfetto, sì. No, mi stavi dicendo sulla seconda foto, quella lì con la grana? No, perché la preferisco. Io sono cresciuto con le fotografie di mia madre che le sviluppava sempre su opaca, carta fotografica Ah, opaca, sì. e quindi io ho sempre visto quello, però ti dico le cose banali scattandole. Non resta la ditata e puoi guardarla e non ti fa riflesso, cioè sono le due cavolate base, no, per non fare una foto lucida. Sì. No, allora guarda, anche a me, da completo ignorante di stampa, ho sempre preferito la carta opaca per quei motivi lì, perché mi dà l'idea, non lo so, di sembra più resistente è più bella quando la guardo, non lo so, poi cioè, sono tutte pipe mentali mie, magari, cioè, poi arriva quello che stampa di lavoro e mi dice, e mi viene a dire se sei un pirla, perché in realtà non è così e fa bene. Però mi è sempre piaciuta di più la stampa opaca È rispetto a arrivata anche quella. Simona da Bologna. Qua arrivano Ciao. tutti. Vuol dire che se sono qua c'è Klebowski e è vuoto. Beh, ma ormai è un periodo in cui c'è un deserto là. Non, cioè, negli ultimi 2 giorni ho aperto un paio di stanze, magari la sera quando tornavo, e di solito magari arrivavano, non so, arrivava Marco, arrivava poi seguito da Settimio, Oliviero, arrivavano 50, 60, 70 persone sotto, fino a un centinaio e iniziava una serata super interessante. Adesso è molto più improntata, diciamo, al cazzeggio, e siamo in pochi. O anche se viene creata una stanza molto interessante, come quella di magari di Lorenzo di ieri, non mi ricordo se era ieri o ieri l'altro, che era comunque molto interessante. Cioè, su una stanza del genere 2 mesi fa ci sarebbero stati 150 persone. L'altro giorno eravamo in una decina, ed era strano. Fa un po' strano, Sì, però. no, sembra in Italia perché io vedo lì all'estero che ce ne sono un sacco, sono calati anche lì comunque. Oh, se Sì. è questione dell'estate, vediamo tra 3 mesi, alla fine. Secondo me è molto questione del fatto che inizialmente erano tutti a casa in lockdown. Adesso la gente esce e dice: bon, Clubhouse per il lockdown, adesso esco e mi faccio una vita, poi date anche qualche situazione che è successa in Clubhouse, qualche litigata, eccetera, le persone si distaccano un po' Certo. e hanno la doppia scusa. Perché il bianco e nero invece del colore? Perché mi piace di più, cioè. Perché, non so, a me la fotografia è sempre piaciuta in bianco e nero, cioè non lo so, magari dà più spazio all'immaginazione, cioè, è come, perché almeno nella fotografia in bianco e nero
ti lascio con lo spazio di immaginazione del fatto del colore anche, o comunque va a comunicare certe cose che non comunica il colore. Poi è vero anche che ci sono certe fotografie che se le metti in bianco e nero non hanno senso, cioè se io faccio una foto alla Via Lattea non posso metterla in bianco e nero perché vedo una striscia bianca che, cioè, ok, bella, ma non mi comunica nulla. Altre, o tipo le foto di Fontana, che vabbè, sì, Fontana è Fontana, quindi anche forse in bianco e nero sarebbero bellissime lo stesso, però cioè, foto in cui il colore ha un'importanza ben precisa, non possono essere in bianco e nero, e così viceversa, cioè anche foto in bianco e nero, io scelgo di metterle in bianco e nero perché voglio comunicare una determinata cosa, cioè fosse stata a colori sarebbe stata un'altra foto. Non so se ho Sì, seguito sì. un filo. No, io ho dei concetti strani col bianco e nero, perché deve essere una cosa che mi esprime tristezza, no? Perché Sì. vado molto a sensazione, no? Quindi se devo scattare, poi dico sempre, io vedo a colori, quindi scatto a colori. Cioè, il perfetto, ho studiato il manuale del perfetto fotografo sconosciuto, cioè niente. Ma no, io in realtà avevo letto una frase che tipo diceva: noi vediamo colori, ma la realtà è in bianco e nero. E boh, mi è rimasta impressa un po' questa frase, perché comunque sì, è vero, cioè i colori sono frutto dei riflessi che poi vanno a finire nei nostri occhi come colore, però non è che le cose sono colorate, No, cioè sì, esatto. sono colorate perché noi le vediamo colorate, E poi poi se uno per ci cade dire, troppo nella filosofia, ecco. se uno è daltonico vede le stesse cose con un altro colore, quindi Esatto, è soggettivo. forse la realtà è proprio quella che hai detto te, che è tutto in bianco e nero e a seconda delle rifrazioni della luce. Della luce, sì, poi non l'ho detto da un punto di vista tecnico perché non è che sia uno Ciao scienziato. Federico, poi guarderai il continuo su YouTube da Ciao domani. Federico. Io mi sono dimenticato di dire, questa è la chiacchierata numero 177. Cavolo, tanta roba, cioè, Io non. gran numero, complimenti. Adesso. Aspetta, perché. Dove sono qua? Anche se di spalle mi sembra di conoscere. Questo è un mio amico che ho fotografato a Milano. È stato perché dopo che ho scattato la ragazza in studio, ho incontrato Marco Nofri e Giorgio Galimberti a Milano, che stavano bevendo una, cioè, io stavo bevendo un aperitivo per i fatti miei e loro per i fatti loro. E gli ho scritto, dato che eravamo vicini e ci siamo visti, gli ho fatto un po' vedere le foto, e insieme a me c'era appunto questo ragazzo qua, e Giorgio mi fa: ma perché non scatti lui? E io ho detto: boh, faccio anche, va bene. E quindi proprio un paio di giorni dopo ci siamo messi d'accordo, e dato che la strada comunque è più un mio terreno rispetto allo studio, e poi lui lo conoscevo. Questa qua è una delle tante foto che ho fatto, un po' ce l'ho anche sul mio profilo, però non volevo metterne troppe, ho voluto metterne una più o meno per tipo, e quindi ho deciso di uscire. Abbiamo fatto un paio d'ore di foto in giro, ed è stato molto divertente. Ho tenuto come nesso un po' il racconto di una giornata, ecco, una sorta di reportage. E anche lui fa il fotografo. Lui studia comunicazione, qualcosa, non lo so di preciso, alla IULM. No, perché vedevo che c'ha qui Madonna. Esatto,
Sì, e anche a lui piace il mondo della fotografia e delle foto, quindi diciamo ci scattiamo un po' tutte e due. Lui però si è avvicinato di più al mondo del video, e sicuramente da un punto di vista tecnico è più preparato di me in quanto fa molte materie inerenti al mondo della fotografia e devo dire che fa, secondo me, modestissimo parere, fa delle bellissime foto. Facciamo foto diverse perché lui usa molto di più il colore, studia di più il soggetto, mentre io fino a poco tempo fa facevo molto più strada, bianco e nero e cose così, diciamo. Ricercavo meno sul soggetto e soprattutto non ho mai amato il colore particolarmente, a parte in alcune foto che dopo ho messo, perché mi sono dato, sono fatto, diciamo, non so come si dice, ho provato a mettermi in gioco, ecco, diciamo, con una sfida. E poi invece la foto dopo che c'è è mia cugina, che si è prestata, è stata la seconda modella, diciamo. Che invece proprio a lei gliel'ho chiesto, gli ho detto proprio, cioè, usciamo a fare un po' di foto e devo dire che anche quella lì è stata, stati un paio d'ore più o meno, tra l'altro mezzo pioveva, quindi è stato anche particolare e mi sono divertito tantissimo, cioè ho capito che fotografare i soggetti mi piace molto di più che fotografare la strada, però Perché la strada è il contorno del soggetto, Sì, esatto. è lo studio, quello che dico io, cioè abbiamo tanto di quelle location, no? Dappertutto. Perché chiudersi dentro quattro muri? Sì. Infatti ho capito che la strada mi piaceva tantissimo perché mi è sempre piaciuto e mi piace tuttora. Ho scoperto questo amore, diciamo, di fotografare i soggetti e ho detto, cioè, mettere le due cose insieme può saltare sicuramente fuori qualcosa di interessante. Infatti, per la pochissima esperienza che ho, sto provando ad evolvere con una serie di foto, cioè a produrre una serie, italiano scusate, a produrre una serie di foto in cui, cioè, che sono fatte in strada, portando i soggetti, che cioè, è una banalità allucinante detta così, perché alla fine la maggior parte fanno questo, però a me, cioè, è quello che mi piace fare per ora. Non c'è tutto questo grande studio, però è esperienza per ora che sto facendo. L'importante è che ne fai sempre. Sì. E questo è il colore che dicevi prima. Esatto, perché poi ho fatto un weekend, no, un weekend, vabbè, un giorno in giornata a Venezia con mio padre. Siamo andati a fare un po' di foto in giro e mi sono portato due macchine fotografiche dietro. Ero proprio il classico turista, no? Con una macchina di qua, una macchina di là, cioè, vabbè, roba assurda. E avevo da una parte la mia Nikon con un 50 mm e dall'altra la solita Leica che uso praticamente per scattare, che probabilmente mi sarebbe bastata. Ma perché mi sono portato la Nikon? Perché a livello di colore mi piace di più come venivano le foto in una full frame, cioè proprio. È puro a livello tecnico, per l'utilizzo in post-produzione. Quindi ho detto, con la Nikon scatto esclusivamente foto a colori e questa è la prima foto in realtà che ho scattato fuori dalla stazione lì a Venezia, ed è la classica foto che nella mia testa è la banalità assoluta della fotografia a Venezia, quindi i gondolani,
Maci gondolieri, gondolani. E poi cioè, è la prima di un po' di foto che ho fatto, che ho messo sul profilo, che anche questa non ne ho volute mettere più di una perché per non stare a girare troppo. È stata la prima di una buona serie che ho fatto colori. Però mi sono risultate tutte molto banali per il genere di fotografia che faccio, perché trovare una fotografia a Venezia dove si capisce che Venezia è, tra virgolette, autoriale, che abbia qualcosa da dire all'infuori del fatto che dell'uomo che va in gondola o dei piccioni in Piazza San Marco. Piazza San Marco. Per un ignorante come me, di Venezia, essendo che era anche la prima volta che ci andavo, era difficile da trovare. E quindi ho deciso di fare invece con l'altra macchina fotografica foto strettamente in bianco e nero, in cui ho voluto non fare riconoscere che fosse Venezia, mettendoci proprio. E mi è stato detto, sono state assolutamente criticate dicendo che poteva averle fatte tranquillamente nel sottopassaggio dietro casa dove passavano le biciclette sotto la rotaia. E ho detto, sono contento perché era il mio intento. È brutto, magari, ma magari anche le foto sono brutte, però diciamo era quello che volevo fare, perché volevo tirare fuori Venezia da Venezia. Se si è visto che potrebbe non essere Venezia, sono contento perché ho raggiunto il mio scopo. Poi, per quanto giusto o sbagliato possa essere, la foto di cui sto una delle foto di cui sto parlando è quella sotto, che è l'ultima foto che ho mandato. Sì, questa qua, poi dopo vai in fondo a sinistra, c'è un ponte, un altro porticato e poi c'è il ponte. Di solito così, a Venezia è tutto uguale. No, però è perché mi hai detto tu che eri a Venezia, se no veramente non sembra Venezia questo. No, lo so, ma era l'intento e sono contento che. Cioè, una persona generalmente se va a Venezia, fa una foto di Venezia e non gli dici guarda, non sembra Venezia, magari si dispera. Io sono stato contento. Cioè, certo, se uno mi viene a dire che la foto di quelli lì che vanno in gondola non sembra Venezia, allora ti dico, ma oddio. Però se invece qua mi dici che non sembra Venezia, sono assolutamente d'accordo ed era quello che volevo fare, quindi sono contento. O altrimenti trovi persone tipo me che fotografa il mattone di una calle, no? E Sì. quindi quello lì, cioè, anch'io sono molto ristretto, no, nel fare le foto, tant'è che quando uno le guarda dice: ma dove sei? Ero lì. Perché io lo so, ma gli altri non lo sanno, e questa è la figata, no? Sì, esatto. Cioè, boh, io ho voluto dare Ecco, una mia aspetta, visione. perché la Simona dice: per me si capisce, la pavimentazione è tipica, però c'è da dire che Simona è un architetto. Quindi, cioè, alzo le mani qua, no? No, beh, devo dire che mi sono divertito tantissimo. Quando fotografo mi diverto. Che ci sia studio, che non ci sia studio, che in qualsiasi caso, cioè quando la macchina fotografica è in mano, vedo le cose diversamente, non lo so. Magari è sbagliato, magari dovrei sempre vederlo in questo modo. Però per me è così, è così. È un altro mondo. Sono contentissimo di aver riaperto le porte alla fotografia. E appunto, per l'ennesima volta devo ringraziare Clubhouse perché
Devo dire che mi ha riaperto un mondo che era già aperto, però mi ha dato una bella spinta, soprattutto dal punto di vista, come si dice, non tecnico, ma Emotivo, culturale. No, culturale. culturale, cioè, perché mi ha fatto scoprire tutto quello che è la storia della fotografia e tutti quegli autori che magari io, ragazzo di 20 anni, che mi avvicino alla fotografia da solo, senza avere amici o persone che sono vicine al mondo della storia della fotografia, non avrei mai trovato. C'è anche Lindbergh, probabilmente non l'avrei mai trovato, anche se probabilmente è uno dei fotografi più famosi. Tra i fotografi, che tra l'altro è il mio fotografo preferito adesso. Prima conoscevo Duhanot, conoscevo, cioè sapevo un po' le fotografie che facevano, Duhanot, Capa, mentre invece con Clubhouse, con un'influenza di anche grandi autori, eccetera, ho aperto di più le porte alla cultura della fotografia. Tra l'altro, il Arriva primo anche. fotografo, No, no, il primo, di, lo vabbè, faccio il vedere primo dopo. fotografo che mi è stato consigliato, era legato alla domanda che avevo fatto. La prima sera su Clubhouse, che mi pare fosse sul fatto dell'analogico, se avesse senso fotografare in analogico ancora nel 2021, per il fatto di stampare o no. Giorgio, mi ricordo che mi fece: ma sai chi è Mario Giacomelli? Io ho detto: domanda alternativa. E quindi lui è stato il primo fotografo che sono andato a guardarmi. Cioè, non il primo, però di quella serie lì è stato il primo fotografo, e poi di conseguenza poi sono venuti tutti gli altri, anche se Giorgio ogni tanto mi legna perché tira fuori un nome che non conosco e fa: ma io non conosco allora. A e te? quindi vabbè. Te digli, rispondigli così: Lucio Russo non ne conosce neanche uno. No, Io vabbè. zero, c'ho decine e decine di libri fotografici. Se ti devo dire chi sono, non lo so. Se ti devo riconoscere una foto, l'ha fatta questo o quello, sì. Però non, dal nome non arrivo alla foto, dalla foto arrivo al nome. Perché sono fatto al contrario io. No, vabbè. Sì, ma lì si vede anche la grande autorialità di alcuni fotografi, cioè se vai a riconoscere lo stile dalla foto vuol dire che dietro c'è un grande autore. Poi per come la vedo io, poi non è detto, magari no. Sonia prima diceva, Sonia da Milano, anche per me se, si vede che è Venezia, ma perché lei ha vissuto a Venezia. Ecco, Quindi ti sa dire anche la via col numero civico di quella foto. sì, fantastico. Simona dice, Poi comunque Gerardo, si vede che tu pensi in bianco e nero, a mio modesto parere. bene, cioè, boh, non lo stavo prendendo come un Non complimento, ma. è giusto così, perché è una prospettiva, no? Una soggettiva, una cosa soggettiva. Sì. E poi ti ricordi che hanno fatto così, era proprio Lorenzo che diceva la stessa foto vista a colore o vista in bianco e Sì. nero. L'avevo visto dove? Su Instagram o roba del genere. Ci sono veramente, come hai detto tu all'inizio, certe foto che a colori fanno schifo e in bianco e nero fanno schifo, cioè a seconda, Sì. ogni Esatto. foto ha la sua modalità di essere osservata. Sì,
Sì, certo, se io penso una foto e la voglio fare in bianco e nero, ovvio che se la vedo a colori magari non mi dice niente. A maggior ragione, in realtà, se faccio una foto e la penso a colori e la metto in bianco e nero, viene una roba inutile. No, forse ho detto la stessa cosa. No, 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 ho hai detto no, è detto perfetto. giusto, Sì. sì, Però sono in periodo di no, esami, sto studiando, anche se non sembra che difatti non si veda, sto studiando, adesso ogni tanto mi perdo. andiamo verso la fine, così o torni a studiare. Intanto è arrivato anche Frank su Sì, è Clubhouse. C'è Frank, Yorida grande e Alessio in Franco. questo momento. Sì, vabbè, Allora, no, c'è un po' secondo me di gente comunque. anche lì. La foto No, deve sì. essere scattata nel modo in cui la vedi al momento dello scatto, non modificata dopo. Cioè, se la vedi in bianco e nero, scatta in bianco e nero, se la vedi a colori, scatta a colori. Secondo Sì, me. certo, questo qua magari era più facile col fatto della pellicola, perché lì Esatto. avevi magari la foto che, cioè, se decidevi di scattare in bianco e nero, prendevi la pellicola in bianco e nero, in quel momento scattavi in bianco e nero. Se invece volevi scattare a colori, prendevi la pellicola a colori e scattavi a colori. Col digitale è diverso, perché io alla fine adesso scatto praticamente solo in RAW, e il RAW è sempre a colori, a meno che ci sia il sensore della macchina proprio in bianco e nero. E quindi tutte le foto in realtà ce le ho a colori, però mi ricordo che quando l'avevo scattata avevo pensato di metterla in bianco Yeah. e nero. Oh. E avevo pensato di fare tal settaggi per, diciamo, modificare, però alla fine non è una gran modifica. Se voglio una foto ipercontrastata, è ovvio che devo aumentare il contrasto, magari, se non mi è permesso di fare la tal cosa in macchina. Però generalmente, sì, sicuramente una cosa che ho sempre avuto è andare poi a sviluppare, diciamo, la foto già prima nella mia testa. Cioè, una volta la foto quando esce, io in realtà l'avevo già pensata quando la stavo scattando. Cioè, Esatto. quando ho scattato la foto, io nella mia testa, procedimento inverso di quello che ho detto, però stesso discorso, cioè, quando scatto la foto, io ho già in testa come esce. Quindi di conseguenza, quando esce quella foto, che non so, la pubblico o me la metto al computer semplicemente, è la foto che io avevo in testa quando la stavo scattando. Non è che scatto una serie di foto a caso, poi apro Lightroom e dico: oh, che bello, divertiamoci, adesso, cioè, no, non lo faccio perché non sono così. Allora, ti do i 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi, poi dopo sentiamo se da Clubhouse hanno delle domande, Yorida e Frank e gli altri se salgono. Di qua invece su Facebook, se volete scrivete tutto quello che volete, intanto adesso Gerardo parte con 2 minuti. Cosa devo dire in questi 2 minuti? Quello che vuoi. Puoi No, fare che... anche una prova dell'esame. Allora, cioè, una volta... No, forse è meglio di no, perché potrei fare 2 minuti di silenzio. Papà, se stai guardando questo video, non è vero. Ma no, no, beh, devo dire che è stato... Intanto devo ringraziarti per questa chiacchierata, perché sicuramente, cioè, mi ha fatto stare piacere fare 2 chiacchiere. Grazie per la possibilità di aver fatto questa chiacchierata. Mi ha fatto piacerissimo, si dice, beh sì, mi ha fatto piacerissimo, anche se non si dice, lo dico lo stesso, conoscerti, e ti ringrazio anche per questa serie di interviste, chiacchierate, interviste che stai facendo, perché sicuramente possono dare una mano a molti, non la mia, quella di tutti gli altri, quella della maggior parte. Ho visto che stai comunque intervistando gente molto cioè, importante, e che ha fatto veramente qualcosa. Quindi ti ringrazio, e basta.
Ah, e poi grazie per il club di Miraggio Deluxe, che comunque ha dato una continuità un po' al, nonostante lo scisma iniziale, ha dato una continuità a quello che era Caffè in Camera. E quando vuoi entrare, sai che puoi entrarci tranquillamente. Grazie, E poi il fatto grazie mille. di io ho intervistato, ho chiacchierato con personaggi che tutti, io dico sempre, siamo tutti uguali. Difatti, te non sei sopra o sotto a un altro, no? Te sei nella posizione 177, vuol dire che sei di fianco e non sopra o sotto, sei a fianco. Sì. Quindi si è tutti sullo stesso livello, no? E poi chi vuole recepire i messaggi che hai detto prima di questi 50 minuti, li fa suoi. Chi non vuole farli suoi, non... c'è gente che ascolta 2 minuti, c'è gente che ascolta tutto dall'inizio alla fine. E noi Sì, siamo stati qua e siamo. posso aver detto anche una marea di, anzi, probabilmente ho detto anche una marea di cavolate, cioè. No, anche perché siamo stati 50 minuti bene, così, e in un momento che Assolutamente. non mi sono potuto fermare martedì scorso, ma oggi a distanza di una settimana siamo qua, e poi a luglio, agosto, settembre, adesso vediamo, quando riusciamo a incrociarci, veramente un aperitivo ce lo facciamo a Milano. Volentieri, volentierissimo. Yorid e Frank, se volete salire a fare domande a Gerardo quando volete, Effettivamente non li conosco, non li ho mai sentiti. progetti da domani fino alla fine dell'anno, Gerardo? Magari passare qualche esame, giusto almeno uno, entro la fine dell'anno non sarebbe male. E poi continuare con la fotografia sicuramente, cercando di fare l'assistente anche per comunque imparare. Mi piacerebbe provare a fare matrimoni, lavorare in studio, cioè mi piacerebbe vedere svariate facce del mondo lavorativo della fotografia, questo sicuramente, Frank ha correlato alzato la chiaramente mano. allo studio. Frank ha alzato la mano, lo tiro su o lo lascio giù? Oddio, cosa vogliamo fare, dai. Arrivando. Io l'ho tirato su. Magari si è buggato. Eccolo. Ce l'hai fatta? Sì. Gerardo, ma la tua voglia comprende anche fare lo sherpa? Sì, faccio anche il portaborse. Allora ti sherpizzeremo. Mi sherpizzerete. Va bene, sono disposto. Questa è una parte fondamentale. Sì, beh. Ok, Mi ricordo. prima Frank ha fatto pubblicità allo studio, Gerardo? Bravo Gerardo, hai fatto il tuo dovere. Vabbè, cioè, devo solo ringraziarti, guarda, Ma per figurati. tutto quello che. Ma, cioè, anzi, non è stato neanche il minimo fare pubblicità rispetto comunque a quello Figurati. che ho potuto fare. Occupare. Domani Comunque, lo sì, mattina, no, no. fai, questa deve essere, è l'ultima domanda, Sì. quindi la faccio dopo. Dimmi, dimmi. No, lo sherpa qualche giorno fa un fotografo, che vabbè, non dico il nome perché non voglio, ha raccontato che c'è qualcuno che da sherpa ha fatto finire un grosso quantitativo di attrezzature in un lago, quindi anche lo sherpa è importante perché se poi Beh, fai finire tutto il lavoro Gerardo, nel se lo fai con me non torni a casa, sappilo. lago. Se la roba nel lago te nego. Beh, Cioè, no, fai bene, fai finisci bene. tu e l'attrezzatura del lago. Giusto così.
E anche gli sposi, come dalle tue foto, vero Frank? No, Tutti no, nell'aria. quelli si, no, quelli si buttano volontariamente, che è diverso. Lì è tutto volontario, in questo caso no. Vabbè, ragazzi, Ciao Frank, grazie. Ciao Frank, grazie. Quindi domani mattina mi alzo e... Domani mattina mi alzo e studio. Che materia. Studio sistemi informativi aziendali, Excel. Nulla di troppo interessante, anzi, molto di poco interessante. Però serve anche Quindi, quello. però sì, purtroppo serve anche quello. Ai fini di un progetto, di una laurea, mettiamola così, che serve. Dobbiamo prenderla, prendiamola, poi vedremo. Va bene, grazie. Io Grazie ti mille, Lucio. ringrazio. E Grazie a te. Sonia chiede se le dirette le salvo. Sì, sono sul canale YouTube Miraggio Deluxe, le trovi tutte lì. E quella di Gherardo ci sarà da domani, presumibilmente pomeriggio, perché è fuori orario di lavoro, quindi dalle 5 in poi la carico. E comunque c'è anche su Facebook, sulla pagina, sul profilo di Gerardo, sul mio e sulla pagina Miraggio di Luce, c'è dappertutto. Io non le cancello. Quindi Perfetto, poi grazie mille. domani ti manderò il link, Gerardo, mettilo dove vuoi, Sì, spammalo. certo, domani poi lo pubblicherò sicuramente. Ok, Grazie grazie mille. a te e grazie Simona, Maurizio, Sonia, chi c'è? Federico, Alice, Federica, Claudio, Maria, Marco, Elena e tutti quelli che ci sono ancora collegati che non hanno scritto. Fantastico, beh, cavolo. C'è tanta Sentiamo, gente. sì. Ci sentiamo tra tempo di spegnere di qua, accendiamo di là. A posto, No, perfetto. Poi no, io cosa devo fare? tu niente, schiacci il pulsante sotto, live studio, scusa, quello Che non leggo rosso. l'immagine. Non ce Se l'ho no, quello rosso. No, no, aspetta così. Ah, ok. Sì, va bene. Ciao. Ok. ok, ciao, ciao a tutti.